Bentornati sul canale Non Aprite Questo Blog, io sono il Gonz da Caffè Zanardi, nuova sede di Non Aprite Questo Blog per i video. Oggi sono qua a fare un aggiornamento della collezione con i film che mi hanno inviato CG Entertainment, Midnight Factory e Universal. Iniziamo con CG Entertainment. Primo film, un super cult da avere assolutamente, Eraserhead, in Blu-ray, veramente un film allucinante, un trip, un vero trip. Un film che continua a ispirare tantissimi registi tutt'oggi, una vera opera d'arte. Perché dico opera d'arte? Perché David Lynch, prima di dedicarsi al cinema, era un artista, e quando scoprì il mondo della cinematografia, la prima opera che realizzò fu proprio Eraserhead, che è un vero e proprio dipinto o comunque trasposizione del suo pensiero artistico in versione cinematografica, quindi è molto 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 allucinato. Insomma, già da questo film si capiva che David Lynch avrebbe avuto una lunga carriera molto interessante. Niente, dentro c'è il Blu-ray, c'è un libricino piuttosto corposo, tra l'altro, da leggere. Film talmente importante per la cinematografia che tra i suoi estimatori troviamo Stanley Kubrick, che decise di proiettare questo film durante le riprese di Shining a tutti gli attori per generare loro in un senso di inquietudine costante. Vi lascio immaginare che tipo di pellicola sia questa. Non drogatevi quando lo guardate, perché è già di per sé un trip. Il secondo film di CG Entertainment è Allucinazione Perversa, in questa edizione fenomenale, con copertina incartonato, con questo effetto che non so come si chiama, comunque è tipo 3D, esiste da molti anni, ma è veramente molto bella. Allucinazione Perversa è un film di Adrian Lane del 1990. Adrian Lane è il regista di 9 settimane e mezzo, Attrazione Fatale, Lolita con Jeremy Irons, insomma tanti film che comunque sono rimasti nell'immaginario delle persone. Allucinazione Perversa, che in realtà si chiama Jacob's Ladder, è un film thriller che però ha molte sfumature horror, molto interessante, consigliatissimo, un Tim Robbins giovanissimo ma già molto bravo, molto convincente. Il film è toccante, veramente fa a picchi di angoscia e tristezza molto forti. Ci sono scene veramente molto belle, veramente molto belle. È un grandissimo film, è un grandissimo regista, riuscitissimo. Un film che io considero anche abbastanza horror. Sì, lo considero abbastanza horror, anche se principalmente è un thriller. Passiamo a Border, Creature di confine, film del 2018 di Ali Abassi, che non è da considerarsi proprio un horror, è più un film fantasy, però credo che a chi ama l'horror possa piacere per la sua natura molto folcloristica, legata alla cultura norrena, personaggi nordici. È un film veramente veramente toccante, molto bello, lo consiglio a tutti. Andate anche a leggere la mia recensione sul sito Non Aprite Questo Blog, che ho fatto l'anno scorso. Veramente un bellissimo film, lo consiglio a tutti, merita troppo ragazzi. Versione Blu-ray merita troppo, vi scioccherà se non andate in giro a indagare troppo. Vi regalerà dei colpi di scena interessanti. Allora, poi questo qua è un film che purtroppo nella mia ignoranza non ho visto, ma so essere molto bello, che è Lasciami Entrare di Thomas Alfredson. Allora, questo qua non l'ho ancora visto, ma ne ho sentito parlare veramente veramente bene, non vedo l'ora di vederlo, e sicuramente se meriterà sicuramente mi verrà voglia di fare una recensione. Comunque, Lasciami Entrare, Thomas Alfredson, Uccido perché devo vivere, fico da vedere, Blu-ray anche questo. Poi Piranha di Joe Dante, film nato come parodia o plagio dello Squalo, nel senso che lo Squalo aveva avuto tantissimo successo e nacque questa idea di fare un film più o meno simile, Echo Vengeance, tant'è che lo stesso Spielberg dichiarò che Piranha era il miglior plagio dello Squalo che avesse visto. Insomma, con complimento da Spielberg ci poteva stare. Poi da lì Spielberg conobbe anche Joe Dante e ci fu una collaborazione molto importante, ma questo lo potete scoprire meglio nei minimi dettagli se avrete voglia di comprare il libro Joe Dante Master of Horror della Weirdbook, che uscirà tra pochissimo, dove trovate anche un capitolo scritto da me dedicato al film antologico Ai confini della realtà, quello che Joe Dante fece con Spielberg, John Landis e Miller. Quindi se volete sapere di più su Piranha
su Joe Dante, su Spielberg, su tutte le loro vicissitudini, comprate il libro della Weird, Joe Dante Master of Horror, e niente, Piranha molto divertente, film fatto con non troppi soldi, tantissime idee per rendere questi Piranha molto spaventosi. Il film è riuscitissimo, secondo me, intrattiene, i Piranha fanno paura, anche abbastanza gore in certe cose, abbastanza spietato, soprattutto c'è la scena in cui, no vabbè, non vi spoilerò un cazzo se non l'avete mai visto, poi vederselo in Blu-ray deve essere una figata. Poi ultimo film che mi ha mandato la CG Entertainment è veramente una chicca stratosferica, Zombie 2 di Lucio Fulci, film del 1979, primo film horror di Lucio Fulci, perché lui prima di questo film aveva fatto tantissimi film commedie e poi thriller. Le prime commedie erano addirittura film con Franco e Ciccio, i primi film di canto, quelli con Celentano, insomma quel genere di cinema lì, era proprio uno che macinava film su film. Questo è il primo horror che poi ha aperto, diciamo, il suo filone horror, un film che comunque non fu accolto benissimo da tutti, ma che ora sta diventando un cult apprezzatissimo, è riportato anche qua sulla copertina, il miglior film sui morti viventi, Quentin Tarantino, uno dei film più innovativi sul genere notturno cinema, quindi insomma è un film che va rivalutato sicuramente. Questo è un nuovo remaster in 4K molto figo, che grazie a Mediaset RT e Infinity potrò proiettare il giorno del raduno, il 28 settembre, qui a Caffè Zanardi, quindi durante l'aperitivo potremo goderci le immagini di questo film in versione 4K col proiettore, e insomma è una cosa carina, che se volete vedere come si vede questo film venite al raduno di Non Apete Questo Blog, Caffè Zanardi, via Magolfa 25, Milano, il 28 settembre dalle 18 in poi. Poi ci sarà DJ set, una seratona proprio, tutto a tema horror, insomma ci divertiamo. Passiamo ora a due chiccone, una che non conosco per un cazzo, però ho visto il trailer e mi è sembrato molto figo, che è Heretic, film del 2017 canadese, un body horror diretto da Chad Archibald, che non so chi sia, però è un film che ha partecipato a tantissimi festival, si è fatto notare, Midnight Factory lo porta nella sua collana e quindi sicuramente è degno di nota. Ho visto il trailer, mi ha convinto tantissimo perché è uno di quei film un po' strani, c'è anche qua tanto folklore, tanta roba, insomma è molto interessante. Non l'ho neanche aperto, solita edizione della Midnight, molto elegante, ma è quella base. Invece edizione super figa della Midnight Classic, esce il tanto e attesissimo Chucky la bambola assassina, film del 1988 di Tom Holland, film che alla fine non è neanche un film così eccezionale, però è riuscito comunque a entrare nel cuore di tutti quanti per la sua storia un po' assurda ma credibile, e per questa bambola che è alla fine, con questo faccino tanto dolce, poi alla fine si trasforma in un bastardello assassino. Film realizzato con animatronic stupendi già nell'88, che abbiamo visto tornare nel reboot quest'anno, reboot portato proprio dalla Midnight Factory, il reboot neanche troppo malvagio, anzi molto divertente, di cui trovate la mia recensione sul canale YouTube, andatela a vedere. Insomma l'edizione è fighissima, magari facciamo un video apposta sulla bambola assassina, eh? Aspettate che ve ne parlerò, lo unboxiamo e ne parliamo prossimamente. Molto interessanti anche gli ultimi arrivi non video di Universal, che ci porta la saga di The Ring, i primi tre ormai sono un cult, il primo è di Gore Verbinski del 2002, il secondo è di Hideo Nakata, che è tra l'altro lo stesso regista di Ringu e Ringu 2, che sono i film da cui poi è tratta The Ring è la versione americana di questi film. E poi c'è The Ring 3, che credo di non avere ancora visto, che è quello della tipa che si toglie. Insomma, che staglie, insomma, il pelo dallo stomaco, come si suol dire. Versione Blu-ray, non so come aprirla, ma poi io credo che esista un metodo più civile che mangiare. Ce l'ho fatta! Insomma, via. Comunque, insomma, per chi vuole i primi tre capitoli della saga di The Ring, c'è The Ring 3 Film Collection, mi sembra anche carina l'edizione. Forse non avrei fatto questa scritta, però per il resto è molto bella. Poi comunque c'è i suoi contenuti speciali e tutte le
le cose varie. Questa già mi intriga di più, anche se il terzo capitolo non è un granché. The Cloverfield Threatening Collection, sempre della Universal, troviamo The Cloverfield di Matt Reeves del 2008, Ten Cloverfield Lane del 2016, quindi è passato un bel po' da uno, da un film all'altro, di Dan Trachtenberg, insomma un nome un po' difficile da dire, regista che ha fatto solo poche robe, non ha fatto quasi film, anzi ha fatto delle puntate per dirvi di più conosciuti, ha fatto una puntata di Black Mirror, le ultime stagioni, la 8, la stagione 5, e poi una puntata, penso la prima, di The Boys, quindi proprio uno che non ha fatto un cazzo, però il film è molto bello. Ten Cloverfield Lane è proprio un bel film, c'è John Goodman, fenomenale. Bello il film, bello il finale, bella la storia. Carino anche il primo, The Cloverfield, che apre la saga, con fan footage sugli alieni. Stilosissimo, fatto bene, ti intrattiene fino alla fine. E mentre invece Cloverfield Paradox, io non ci ho capito un cazzo, per cui mi astengo perché non ci ho capito un cazzo, quindi non mi ha convinto molto. La collection di Cloverfield Saga non è male. Ultimissimo film, sempre di Universal, questo è un film veramente della Madonna, uno dei migliori film dell'anno, è uscito all'inizio, Noi, Us, di Jordan Peele, film stupendo che ho recensito sul sito di Non Aprite Questo Blog. Non ho fatto una recensione video, la meriterebbe, ma non è successo, non ho avuto tempo. Questa è l'edizione, non c'è il libretto, non c'è troppa roba, però ci sono i contenuti speciali che mi interessano molto, perché il film l'ho già visto, però mi va di vedere i contenuti speciali. Regista di Scappa Get Out, e questo Noi, che tutti dicono non è bello come Scappa Get Out, è un film della Madonna, perché anche Scappa Get Out aveva un significato sociologico, politico molto importante. Questo ce l'ha ancora di più, perché non è sul razzismo, ma è proprio sulle classi sociali, sui paesi predominanti che schiacciano i paesi più deboli, e tutta questa povertà che si rivela e ti ritorna indietro, insomma è il male che generi e che ti ritorna indietro. È molto molto interessante, ci sono tantissimi concetti stupendi, è un grandissimo film insieme a Climax, Midsommar, è uno dei migliori film dell'anno, da avere assolutamente in collezione. Credo di aver finito, questi sono tutti i film che mi sono arrivati. Insomma, sono veramente tanti e veramente sono strafighi. Questo è tutto per l'aggiornamento della collezione e gli ultimi arrivi dalle varie case di produzione. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi film. Troverete il link per l'acquisto nella descrizione del video. Mettete like al video, commentatelo, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche. Vi ricordo di iscrivervi al nostro Instagram. Iscrivetevi anche all'Instagram di Caffè Zanardi. Lo trovate anche su Facebook, Caffè Zanardi. Seguitelo, perché faremo tantissimo cose, e seguite Non Aprite Questo Blog. Ci vediamo al prossimo video.